Buonasera a tutti, ho il vivo piacere di presentare a questo incontro il professor Alberto Casadei, che è un amico, penso proprio di poterlo dire, amico, collega, abbiamo condiviso tante discussioni. La cosa divertente è che su certe cose siamo d'accordo, su altre no, ma insomma riusciamo comunque a lavorare insieme. Potrei cavarmela, come si usa, dicendo che il professor Casadei non ha bisogno di presentazioni, che è vero, ma tengo però a dire qualcosa sulla sua intensa attività critica, che penso di poter in sostanza ricondurre a tre principali campi di interesse, senza però dimenticare il Machiavelli, che fu all'origine, insomma, della nostra conoscenza. E direi, ad ogni modo, passando alle cose più importanti, che il professor Casadei si è intensamente occupato in primo luogo di letteratura rinascimentale e di Ariosto in particolare, poi di Novecento. Segnalo una monografia su Montale e un volume su stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo. E da moltissimo tempo, del resto, parallelamente a questi altri due temi di interesse, è attivissimo nella critica e nella filologia dantesca, in ragione della quale è qui con noi. Cito uno, per semplicità, soltanto uno dei suoi titoli principali del 2013, cioè Dante oltre la commedia, ma molto altro ha scritto in riviste e in volumi. E nella sua poliedricità è compresa anche un'attività pubblicistica, editoriale, per esempio dedicata alla scuola. E hai un blog molto attivo e importante, se no, non più attivo, sì, sì. Attivo, un blog. Perché l'hai interrotto? Come non hai più tempo di seguire. E bene, credo di aver detto anche troppo. Il titolo di questa conferenza è, come sapete, Dante narratore, e la cosa migliore è passare la parola al professor Casadei. Presenza. Ringrazio molto l'amico Giorgio Inglese, ma ringrazio la Dantesca per questo prestigioso invito. È veramente un onore per me tornare qui a parlare appunto di Dante insieme a tanti specialisti e a tante persone appassionate. E ho scelto, e faccio quindi alcune premesse per spiegare il senso del mio intervento, di non fare una relazione specifica su qualche problema, ne vedremo molti, ma darò un po' per scontati alcuni miei lavori, appunto, dove avevo analizzato a lungo varie questioni a mio avviso importanti per seguire lo sviluppo in particolare del modo di narrare di Dante nella Divina Commedia, perché ecco, ho notato che nell'amplissima messe di contributi che sono usciti in occasione del centenario manca forse un tentativo di sintesi o comunque una focalizzazione del problema stesso di come Dante narra. Ci affidiamo a categorie che naturalmente possono avere una lunga durata, fin dai primi commenti o dalle grandi interpretazioni di inizio Novecento,
In effetti un'analisi specifica delle modalità usate da Dante nel suo racconto forse va ancora effettuata in maniera sistematica, diciamo, mentre sono tantissimi i punti che ci danno delle suggestioni. In particolare, appunto, in questo libro che sto componendo e che uscirà prossimamente, ho esaminato più sistematicamente proprio i modi in cui Dante conduce il racconto al di là dei singoli canti. Quindi la partizione in canti ha una valenza forte, molto spesso Dante risolve questioni e problemi all'interno del canto e in alcuni casi conseguenze a distanza non sono così importanti. Siamo noi moderni che sulla base di un'idea di novel e di testo dove si tiene tutto vogliamo collegare passi che in prima istanza magari sono nettamente separati, ma appunto questo non toglie che poi Dante invece sia attentissimo a particolari dettagli che invece ci possono sembrare in qualche misura non parte della sua competenza narrativa. Faccio solo un esempio: il finale di Inferno 26 è chiaramente un uso di suspense con la volontà di far capire al lettore soltanto a distanza di tempo che cos'è questa montagna bruna e per quale motivo da essa sia uscito un turbine che ha travolto Ulisse e la sua nave, perché evidentemente appunto è presupposto in questo caso un modello a suspense appunto e con rinvio a parecchi canti dopo, oltretutto anche come sappiamo in maniera implicita nel primo canto del Purgatorio, molto più vicino alla tecnica del romanzo cavalleresco, del romanzo bretone, e che non appunto a quello di una narrazione diciamo epica continuativa. Questi elementi che possono essere esaminati appunto in maniera sequenziale, cercherò ovviamente di accennarli, ma era impossibile nell'ambito di una conferenza, oltretutto non solo rivolta a un pubblico di specialisti come questa, riassumere tutto, e quindi procederò per alcuni esempi e fornirò diciamo un testo di base appunto solo per affrontare assieme alcuni elementi di questo discorso che, come ripeto, può essere molto articolato e sviluppato. Abbiamo innanzitutto necessità di partire, a mio avviso, dalla lezione di alcuni grandi maestri, e qui cito subito alcuni che hanno ovviamente fatto grande la società dantesca. Questo stralcio da Ernesto Giacomo Parodi mi ha un po' guidato in prima battuta per l'interpretazione dello sviluppo narrativo appunto all'interno del poema. Io non voglio fare, o meglio ripetere, che un unico monito: stiamocene con mente spregiudicata e ingenua al senso immediato, letterale. Se non si procede così, la critica esegetica diventa un vano torneo di parole. Ecco, questo mi è sembrato un monito particolarmente significativo, là dove invece la tendenza, soprattutto negli ultimi anni, è stata forse quella di considerare il testo della Divina Commedia come un tutto unico, assolutamente coeso, e questa coazione alla coerenza assoluta è un principio, a mio avviso, tutto da dimostrare, che non corrisponde in effetti alle tante piccole incongruenze, gli elementi appunto che di volta in volta dobbiamo spiegare contestualmente e poi vedendo quali conseguenze provocano in senso più ampio, ma appunto la tendenza è stata quella a considerare il testo come un blocco che dall'inizio alla fine Dante aveva già progettato, appunto questo naturalmente è invece un principio da dimostrare, come anche la tesi opposta che è stata avanzata, cioè di una continua correzione anche da Instant Book, che pure è un altro principio probabilmente appunto non dimostrato nei fatti.
In effetti, appunto, la tendenza all'esagerazione nelle connessioni e alla, diciamo, capacità in qualche modo di connettere anche ciò che non lo è, era già stigmatizzata da Hegel. Solo gli iniziati, i sapienti, i dotti possono trovare un significato simbolico nei 9 gradini di una scala egiziana e in 100 altre circostanze, e si sospetta ne trovano aspetti mistici e simbolici anche dove non sarebbe necessario perché non ci sono, come può essere capitato alcune volte al mio caro amico Kreutzer, o ai neoplatonici o ai commentatori di Dante. E, diciamo, bisogna considerare forse anche una climax in questo caso, cioè il commentatore di Dante è portato a voler connettere, a volere unire e a trovare quindi nella narrazione delle spiegazioni. Spiegare Dante con Dante, che è un principio giusto, può diventare anche spiegare tutto attraverso una connessione pure dove non esiste. Fra parentesi vorrei aggiungere che nel mio lavoro più ampio mi occuperò molto degli statuti del testo e di epico e romanzesco, e Hegel aveva già messo in rilievo nell'estetica un punto a mio avviso decisivo, semplice ma essenziale. Dice Hegel, Dante è un autore epico, ma questa sua tendenza all'oggettività, che appunto è per Hegel la qualifica somma dell'epica, è dall'interno modificata perché il protagonista è anche l'autore. Questa connessione di un protagonista epico, che però è anche autore, fa parlare e può essere, diciamo, una categoria a questo punto accettabile e usabile, non in senso metastorico ma in senso concreto, di romanzesco. Quindi epos e romanzo possono intervenire sulla base di questa intuizione già di Hegel. In effetti però il Dante narratore, anche da altri diciamo numi tutelari qui in Dantesca come Contini, che riprendeva naturalmente posizioni crociane sul problema del romanzo teologico come un di più rispetto alla autentica valenza della Divina Commedia, ci deve in qualche modo ancora essere di monito. Questo è il prezzo pagato per l'appiattimento, dice Contini in un'interpretazione di Dante, escatologico dell'umanità, nel presupposto che il passato non abbia consistenza oggettiva. Da questo riguardo è evidente perché non si possa tenere la commedia per opera narrativa. La narrativa suppone o l'imprevedibilità gratuita dell'evento o la condanna deterministica alla verifica, estinta la speranza. Per Dante i Danti sono gettati. Naturalmente questo passo di Contini, come spesso, è particolarmente denso e andrebbe spiegato punto per punto, ma l'essenziale è chiaro, cioè Dante gioca la sua partita non nella prospettiva di una narrazione aperta, come nel romanzo diciamo 8-900, o comunque di riflessione non chiusa, ma dal punto invece dell'eternità, quando i dadi sono gettati. Questo avviso di Contini elimina la possibilità di una lettura narrativa dell'insieme della Divina Commedia e apre naturalmente lo spazio a una rivisitazione, come tutti sappiamo, anche del concetto crociano, per esempio nelle isotopie di versi e di sintagmi o pattern che appunto si ripetono nell'opera, senza però che siano narrativamente significativi. Ecco, a mio avviso anche questa è una posizione che adesso dobbiamo riconsiderare. Cioè, il problema è che si è affrontato il problema del Dante narratore con le categorie o del romanzo contemporaneo o della esegesi, diciamo, medievale. E né l'una né l'altra categoria probabilmente sono quelle più adatte a interpretare il modo in cui Dante agisce. Dante conosce vari modelli narrativi, in primis naturalmente l'Eneide di Virgilio, ha presenti però molte possibilità di tecniche narrative di lunghissima durata. Abbiamo fatto prima l'esempio della suspense, che ritrovava naturalmente nei romanzi brettoni, ma non solo in quelli, e però evidentemente spesso trova delle modalità di montaggio di situazioni che vanno del tutto al di là
di quella che è la modalità narrativa standard, per esempio, di un poema epico. Questo lo notava già Auerbach in Mimesis, ma se noi prendiamo, per esempio, come farò, non tanto oggi perché sarebbe una dimostrazione troppo lunga, i casi di canti, quelli che noi consideriamo i meno unitari, cioè paradossalmente quelli che sono montaggi di situazioni e sequenze diverse, beh, vediamo che c'è una modalità narrativa, o nei commenti del narratore o nei dialoghi che fanno da snodo, eccetera, che riesce a superare questa frammentazione. E questo è un esempio di tecnica in evoluzione che Dante già mette a fuoco. Qui ho trovato molto interessante il commento di un grande storico medievale, Cinzio Violante, che commentando questa volta invece la cronica di Salimbene, nota che anche in questo testo così esuberante, così eterogeneo, in cui si mescolano tratti tipicamente medievali e tratti invece quasi moderni di analisi dei comportamenti umani, il problema del narrare è già posto in modo innovativo. Il problema storico fondamentale consiste nel vedere fin quando questo fermento narrativo rimane ancorato allo spirito antico, quando cioè allo spirito mistico che pervadeva vivamente il tipo di predicazione francescana o al semplice gusto del narrare, si sostituisce uno spirito nuovo che è la sintesi di quelle due tendenze. Cioè Violante da storico individua in questo momento di cambiamento della società e cambiamento dei presupposti del racconto, per esempio anche di un francescano bene addentro ai vari ambienti coevi, la necessità di una nuova forma narrativa, e la individua in questa sintesi di qualcosa di duratura perenne, quindi i principi ovviamente del cristianesimo interpretati in senso francescano, con appunto invece l'analisi accurata dei comportamenti che vengono visionati, e solo dalla sintesi di queste due tendenze può nascere qualcosa di nuovo, come appunto la cronica. Quello che quindi nel mio saggio cercherò di far vedere è appunto come narrava Dante, quali sono i presupposti che diciamo organizzano non soltanto la disposizione ma anche l'invenzione, nel senso proprio di recupero di una modalità narrativa originale e autonoma, soprattutto all'interno del poema, ma il confronto qui andrà fatto chiaramente anche con la Vita Nova. Però questo problema appunto si pone perché ci sono marche testuali che ci consentono di farlo. Quando uno dei miei maestri, cioè Luigi Blasucci, ha pubblicato un suo ottimo lavoro sui proemi dei canti, ha notato che la tecnica dei proemi è in progress. C'è una serie di elementi appunto che all'inizio Dante non sperimenta e comincia a sperimentarli solo da certi canti in avanti. Il proemio, per esempio, con ecfrasi o descrizione, luogo in inferno, detto malevolge, eccetera, comincia solo dal 18° dell'inferno in poi. Poi verrà usato abbondantemente e con tantissime variazioni, ma prima Dante non lo aveva ideato. Dal momento in cui comincia a sperimentarlo in progress, allora diventa una tecnica fra quelle più utilizzate. Questo aspetto, cioè il fatto che ci sia una tecnica che si modifica, a mio avviso è fondamentale. Quando noi abbiamo questa idea di un'unità perfetta e compiuta, ce l'abbiamo per gli elementi esterni, cioè la costruzione del grande disegno, del grande progetto, e vogliamo poi applicarlo anche a ciascuno dei passi che invece presi singolarmente possono creare problemi e hanno spiegazioni letterali, ricordiamoci Parodi, più esatte, più confacenti, che non quelle che di solito si tenta di dare, farò qualche esempio fra poco, per riuscire a dimostrare la perfetta coerenza dell'insieme. Qui voglio essere molto chiaro, non è che il progetto dantesco sia continuamente modificato. È chiaro che c'è, a mio avviso, una forte frattura fra i primi quattro canti dell'inferno e il seguito, e su questo appunto proporrò qualche mia riflessione, ma ho scritto vari contributi,
ma da un certo punto in poi l'insieme del racconto è sicuramente previsto. Sono i 100 canti divisi con vari passaggi e snodi, e in alcuni casi la previsione di ciò che avverrà avviene con largo anticipo. Per esempio, non si fa spesso notare un dato che invece è essenziale, che il fatto che nel Eden si compiano dei riti purgatoriali e che Matilda sia da sempre sacerdotessa di questi riti è anticipato in Inferno 14, quando Virgilio parla a Dante, personaggio del Lete o Letè, e anticipa che non sarà visto nell'inferno, ma solo in quel luogo, perché lì le anime vanno nella prima parte di purificazione. Notate bene, poi il racconto non ci dice niente in realtà di questo. Se noi fossimo così pronti a trovare una narrazione moderna, ovviamente dovremmo avere una scena che ci dimostra quello che era stato anticipato, invece no. Però il dato è essenziale. Dante sa già che il Letè e forse, ma qui non è ancora detto, l'Eunoè devono stare in un luogo imprevedibile per i lettori. Qui è solo anticipato, ma fa sistema con quanto sarà poi il rito. E quindi, per esempio, non si può sostenere che Matilda non faccia parte di questa ritualità fra le sue varie funzioni narrative. Questo, fra parentesi, impedisce un po' di pensare che possa essere, per esempio, Matilde di Canossa, visto che per oltre 1000 anni non ci sarebbe stata una sacerdotessa adeguata nel luogo deputato. Ma molti altri si sono occupati delle modalità generali del racconto, cito qui Edoardo Sanguinetti, Teodolinda Barolini, Marco Sant'Agata, e quindi abbiamo poi, in particolare sull'Invenzio, vari tipi di analisi. Quello che secondo me appunto ancora può essere fatto è di verificare le modalità del racconto passo per passo, e attraverso quelli che io amo definire punti critici, che sono analoghi, se vogliamo, agli indizi di un paradigma alla Ginsburg, o comunque indicano punti particolarmente problematici e da guardare appunto con attenzione letterale, senza tentare immediatamente sovrainterpretazioni, e attraverso questi si può forse costruire sia un percorso di diacronia del testo, problema che continuamente siamo portati ad affrontare, sia appunto una adeguata, diciamo, un adeguato coordinamento della narrazione al di là dei singoli, delle singole partizioni e dei singoli canti. Questo, per esempio, ci può aiutare a capire perché c'è un passaggio evidente, al di là delle interpretazioni che vogliamo dare, fra Inferno 16 e 21, dove il testo viene definito come dia, ed essendo in parallelo a tragedia, a mio avviso qui non si sta dando un titolo, si sta dicendo questa è un'opera scritta in stile comico, come l'Eneide, che Dante sa benissimo chiamarsi Eneide, è una tragedia, un'opera scritta in stile tragico, ma diventa invece in Paradiso 23 e 25 un poema sacro. Questa evoluzione, come in altri casi, la canzone della prima cantica che diventa cantica alla fine del Purgatorio e altri, è parte di un progress che vuol dire anche, come il testo ripetutamente ci dice, un innalzamento dei valori stilistici in primo luogo e compositivi in generale. Questo non elimina la compattezza del testo, ma non possiamo nemmeno derubricare questi elementi a qualche cosa che in qualche misura è automaticamente spiegato. Questa è una commedia, può anche essere un poema sacro. No, la cosa, a mio avviso, va diciamo intesa proprio come un lavoro in progressione. Faccio qualche esempio di come la lettera del testo possa essere interpretata. In qualche caso abbiamo discusso questi esempi con l'amico Giorgio e appunto io qui li ripropongo dal mio punto di vista, quindi appunto chiaramente come vedrete offro delle interpretazioni che ho cercato di giustificare in vari articoli, spesso già usciti, ma che sono diciamo
discutibili. Però questo punto di Purgatorio 23 a mio avviso è interessante. C'è una perifrasi che Dante usa, qui ho usato ancora il testo Petrocchi per pura comodità, ma insomma in tutti i casi ho riguardato... Non c'è differenza. Esatto, non tutti i casi in cui c'è qualche differenza poi l'ho segnalato. Dicevo, c'è una profezia interna al testo che riguarda le donne fiorentine che dovranno dal 1300, prima che un neonato inguanci le guance, dovranno appunto avere una terribile sciagura. Bene, questa perifrasi a mio avviso è tecnicamente molto precisa, perché tutta la medicina, ma in generale la giurisprudenza dell'epoca, considerava l'inizio della pubertà da indicare con l'inizio del quattordicesimo anno, quindi siamo entro il 1314, se non prima, perché la pubertà poteva avvenire anche prima, e questo naturalmente, a mio avviso, è compatibile con un passo dell'Epistola Sesta ai Fiorentini Intrinseci, dove la situazione è esattamente la stessa e dove appunto si fa una profezia su ciò che questi fiorentini... L'epistola, come ricordate, è datata 31 marzo 1311, che si sono opposti a Enrico VII, subiranno appunto con un'immagine, si presaga mens mea non fallitur, del tutto compatibile appunto con una vera profezia. Non è che qui Dante ha profetizzato Montecatini nel 1315 o altro, sta profetizzando la sciagura dei fiorentini, in particolare delle donne fiorentine. Ecco, a mio avviso c'è una compatibilità forte fra questi segmenti, e infatti anche all'interno del Purgatorio i passi precedenti e successivi possono benissimo essere riferiti a un periodo fra il 1310 e il 1311. Una profezia invece interna al testo, come questa relativa a Gianni Buiamonte de Becchi, che appunto viene normalmente identificato come il cavaliere sovrano che arriverà fra gli usurai entro breve, non necessariamente nel codice del testo deve essere antecedente, posteriore alla morte, può essere antecedente, perché profeticamente si sa che un personaggio assolutamente malvagio e destinato all'inferno, Dante può collocarlo prima della morte, vedi Brancadoria, nel luogo a lui deputato. Ci sono altri passi, come questo della minaccia al successore di Alberto Tedesco, in Purgatorio 6, che ancora una volta, se interpretato letteralmente, non ci consente di allontanarci dalla data più o meno presunta del periodo in cui Enrico è stato eletto o sta per essere eletto, e quindi ancora non si sa e non è noto cosa potrà fare per l'Italia e che cosa deciderà di fare come imperatore. Siamo dopo la morte di Alberto d'Asburgo, su questo non c'è dubbio, la profezia è quindi post eventum, ma il successore è o appena stato eletto o deve ancora essere eletto. Di fatto questa minaccia non può essere ricondotta, come pure è stato fatto, a una sorta di ironica presa di distanza, perché magari si ipotizza che il periodo sia successivo 1310-1311. No, è una vera profezia riguardo a ciò che può accadere al candidato imperatore, e come tale questa minaccia va assolutamente a livello letterale rispettato. Quindi siamo, a mio avviso, fra il 1308 e il 1309. Quindi, come vedete, questi passi ci dicono molto dello sviluppo del testo e della interazione con la storia, e questo è uno degli aspetti del Dante narratore. Non dipende dalla storia, come per esempio aveva sostenuto anche Marco Sant'Agata, non è un instant book, a mio avviso, ma un'interazione con gli eventi, questa sì, e la dobbiamo riconoscere, e in qualche misura il Dante narratore ingloba la storia recente o addirittura recentissima all'interno del suo racconto. Ma ci sono altre modalità con cui opera il Dante narratore. Qui per esempio abbiamo uno dei passi più intricati
dell'esegesi dei primi canti, ma poi che fu ai piedi un colle giunto, eccetera, ci colloca, come tutti ricordiamo, diciamo, in una posizione d'attesa, e poi quando ricomincia l'azione, poi che è posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il pie fermo sempre era il più basso, dove appunto l'interpretazione di questo passo crea tuttora moltissimi problemi. Allora, qui siamo all'interno di un codice ancora palesemente allegorico, quindi la precisione degli snodi narrativi non è contemplata, non è assolutamente necessaria. Ci sono equivalenze che dobbiamo accettare fra la valle, la piaggia, gli elementi che vengono diciamo resi equivalenti proprio dalla condizione allegorica fra il primo e il secondo canto impediscono una analisi puntuale e realistica. Però è chiaro che il codice allegorico ha spinto Dante a collocare il suo personaggio al piede del colle. Questo è il punto essenziale. La sua posizione è esattamente questa, e quando riparte, riparte in ascesa, e il piede fermo come puntello è quello che dimostra che si sta salendo. In questo senso ci sono poi, li ho portati qui per snellire il discorso, ma esempi patristici o appunto in testi come Paolino di Nola, eccetera, che ci indicano che pes firmus o espressioni equivalenti sono usati proprio nel cammino di purificazione o di redenzione, e quindi pie fermo è un'espressione tecnica. Sono state date, come sapete, Giorgio con il suo commento le ha esaminate tutte, interpretazioni di tantissimi tipi, ma a mio avviso qui appunto è il contesto narrativo allegorico, con una base dominante allegorica, che ci deve spingere a questa interpretazione. Si è giunti al pie del colle e io sto garantendo che sto cominciando a salire. Quindi il pie fermo, l'elemento che deve essere di base per una purificazione, è basso perché sto andando in alto. Ma ovviamente l'arrivo immediato della lonza già interromperà questo cammino. Un altro punto, per esempio, in cui il Dante narratore può dirci qualcosa è il famosissimo verso forse cui Guido Vostro ebbe a disdegno. Anche qui dobbiamo vedere la situazione narrativa. Mi scuso per la semplicità e stringatezza, faccio degli esempi che ho esaminato in questo caso proprio in un articolo appena uscito su Studi e Problemi, con tutta la bibliografia sterminata, ma come capite per riuscire a condensare qualche esempio in poco tempo la devo così dare per scontata, però sicuro che l'ho guardato. Qui il problema, come vedete, ancora una volta da un punto di vista di costruzione narrativa è il seguente. Noi abbiamo l'arrivo nella zona dominata inizialmente da Farinata, con la sorpresa, su cui Auerbach giustamente notava la eccezionale novità rispetto a scansioni di tipo epico, con la apparizione subitanea di Cavalcante, che notate non è nominato. Noi non sappiamo chi è questo personaggio, lo intuiamo alla fine, ma non è nemmeno degno, diciamo, di una nominazione diretta. Questo personaggio non si qualifica per se stesso, ma solo in funzione del figlio. Se per questo cieco carcere vai, per altezza d'ingegno mio figlio ov'è, e perché non è teco? Quindi l'unica domanda che interessa a questo padre già condannato è la sorte del figlio, che a suo avviso sarebbe degno di andare con questo altro personaggio che evidentemente ha riconosciuto come suo amico di un tempo, per altezza d'ingegno. Cioè l'unico elemento che viene messo in rilievo in questa ricostruzione è la categoria dell'altezza d'ingegno, su cui potremmo diffonderci a lungo, ma diciamo mi interessa solo l'elemento narrativo. La risposta, e io a lui da me stesso non vegno, è appunto non basta l'altezza d'ingegno, io ho bisogno di una guida, ovvero del Virgilio che mi ha preso sotto la sua tutela e che rappresenta sicuramente anche le funzioni della ragione e della difesa morale, ma mena
forse cui Guido vostro ebbe disdegno. Allora, come sapete, su forse cui ci sono infiniti contributi e l'interpretazione linguistica però non è sufficiente. Non ritengo che il cui possa essere Dio, perché Virgilio fin dall'inizio ha detto che ci sarà qualcun altro a portare fino alla visione finale Dante. Il problema è che all'inizio Virgilio dice che dopo di lui verrà un'anima più degna, cioè non dice che dopo di lui ci sarà Beatrice, e quindi non è chiaro al lettore, e meno che mai lo può sapere in questo momento il Dante personaggio, chi sarà la guida successiva a Virgilio. Infatti, per esempio, Boccaccio, incredibilmente, nelle esposizioni dice l'anima più degna è Stazio, che chiaramente non corrisponde al testo, non era quello il senso dell'anima più degna, ma indica un problema. Cioè, il lettore che non ha già letto tutto, ovviamente trova qui soltanto un'informazione di una sostituzione di una guida con un'altra, ma non di Beatrice. E perché siamo sicuri di questo? Siamo sicuri di questo perché sempre narrativamente l'informazione effettiva e finale che la guida dopo Virgilio sarà Beatrice viene soltanto nel sesto canto del Purgatorio. Veramente a così alto sospetto non ti formar, se quella non ti dice che lume fia tra il vero e l'intelletto. Non so se intendi, io dico Beatrice, tu la vedrai di sopra in sulla vetta di questo mondo ridere felice. Cioè, narrativamente è qui che ci viene data definitivamente, viene data al Dante personaggio con certezza, l'informazione che prima era solo allusa e sospettata, e allora il forse è dovuto a questo, che forse sarà proprio colei che Guido ha avuto a disdegno la guida successiva, ma ancora in questo momento narrativamente non è chiaro. Questo può essere un elemento da mettere con molti altri che sono sicuramente corretti e che l'esegesi secolare ha individuato, però narrativamente dobbiamo tenere conto che né il lettore né Dante personaggio a questa altezza del testo sanno con certezza che la guida successiva dopo Virgilio sarà Beatrice. A questo punto io vorrei fare un affondo molto rapido, ancora una volta, sempre per segnalare quanto questo modo di mettere a fuoco i problemi e di considerarli poi in un continuum narrativo senza sovrapposizioni può dare dei risultati, perché appunto mi sono soffermato a lungo sui problemi che sono molto numerosi e che vengono di solito semplificati o diciamo in qualche modo spiegati nei commenti riducendo la difficoltà dei primi quattro canti. Come sapete, i primi quattro canti da sempre sono considerati assolutamente diversi da un punto di vista stilistico. Questa è una notazione già di Croce ripresa abbondantemente da tantissimi interpreti e fino a Borges, ma la loro diversità, che appunto è palese, è soprattutto di ordine narrativo. Cioè la dominante è sempre la costruzione allegorica. In questa costruzione allegorica gli elementi ovviamente hanno una funzione che a volte è diversa da quella che il racconto seguirà dal quinto canto in poi. Ma ci sono dei micro problemi che appunto se li accettiamo come ci vengono proposti dal testo, in qualche misura ci devono far riflettere. Poi le soluzioni possono essere le più diverse, ma che esistano questi problemi nel racconto è evidente, e singolarmente sono state in effetti sempre prese in considerazione. In questo passo, per esempio, quando Virgilio sta prospettando che cosa andranno a vedere nel viaggio in carne e ossa lui e Dante, comincia a indicare la condizione dell'inferno, dove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, dove vedete c'è un cambio sensoriale, udirai e vedrai. Quindi si tratta di un aspetto di descrizione fisica, non astratta. E questo è naturalmente lo spazio infernale. A seguire, vedete, e vederai coloro che sono contenti nel fuoco, sullo stesso piano narrativo e come conseguenzialità, abbiamo una descrizione dell'inferno, del purgatorio
in cui però le anime sono, come nel purgatorio immaginato normalmente a fine 200, nel fuoco per la purificazione. Naturalmente si è tentato di dare spiegazioni, qui è un concetto metaforico, astratto, eccetera, ma il testo, come vedete, ci indica una sequenza di luoghi che dovranno essere visitati. Quindi, così come l'inferno è fatto di disperate strida udite e di spiriti dolenti che si possono vedere, anche per continuità il purgatorio è fatto di anime che sono contente nel fuoco. Il problema qual è? È che questa descrizione del purgatorio ovviamente corrisponde a quella canonica in quel momento. Come sapete, la diciamo, dottrina purgatoriale è molto complessa ancora a fine 200, ma ormai stabilizzata, e però appunto non corrisponde a quello che è il purgatorio di Dante. Così come la porta di San Pietro non può non essere la porta del paradiso, perché questo è nella tradizione e questo potevano sapere Dante e Virgilio prima del loro viaggio, e il lettore, quando intende che porta di San Pietro, è ovviamente quella già prevista a livello evangelico, quando Cristo affida Pietro appunto la chiave dell'aldilà, quindi della sua porta. Il fatto che non esista una porta di San Pietro nello sviluppo del testo è un elemento su cui riflettere. Naturalmente, ancora una volta, i commenti spesso riferiscono questo passo alla porta del purgatorio, ma narrativamente questo non è possibile. In questo momento né Dante personaggio né Virgilio possono sapere che c'è una porta anche all'entrata del purgatorio, e in ogni caso la tradizione non la attribuisce a San Pietro. Quindi questa definizione, ancora una volta, ci porta a considerare appunto questo elemento come un elemento che non è narrativamente congruo con quello che poi il testo ci dirà. Naturalmente poi si potrebbe parlare del veltro e di che cos'è nazione tra feltro e feltro, problema che l'edizione di Giorgio Inglese ha riproposto mettendo le maiuscole in questo caso, e quindi assoluta prudenza. Sì, sì, esatto, comunque appunto come è ovvio anche qui il problema è: si sta facendo riferimento a un imperatore o a un altro ente? L'imperatore ha un immaginario ben preciso e costante, quello dell'aquila. Il veltro non è un animale araldico adatto a un imperatore. E allora a quale tipo di personaggio si può riferire? L'interpretazione riguarda la nazione, la nascita tra feltro e feltro, o tra feltre e il monte feltro, se questo è, diciamo, il senso anfibologico che dobbiamo cogliere. Anche il passo appunto discusso, e qui appunto con testi diversi, in Inferno 2, relativo appunto alla posizione dell'imperatore rispetto al papato, con appunto problemi testuali che dovremmo esaminare nel dettaglio, ma mi interessa soltanto il significato, certamente può essere attribuito a una visione già legata all'autonomia dell'impero e alla fondazione del convivio, ma un'interpretazione invece in cui l'impero ha una sua funzione ma non è ancora in qualche misura autonomo in nessun grado assoluto rispetto al papato, e quindi la sua vittoria è comunque in funzione del papale ammanto, è in questo caso molto più aderente al testo, e potrebbe essere benissimo il pensiero di un guelfo bianco nel 1300. Anche un passo come quello riferito a Celestino V, di sicuro è lui il personaggio a cui si allude, assume una valenza diversa se pensato nella Firenze del 1300 o invece appunto in un periodo successivo, quando magari Celestino è già stato canonizzato, e a quel punto ci sarebbero anche problemi di ortodossia che spinsero poi molti commentatori a parlare di altri personaggi, Esaù eccetera. Ma senza entrare in tutti i dettagli, anche i problemi della collocazione di Cesare esplicitamente nel limbo, pur essendo il primo dell'imperatore,
la presenza di un personaggio singolare come Dioscoride, che appunto non ha diciamo il quid necessario per essere all'interno del gruppo dei grandi filosofi, da cui manca Pitagora stando al convivio, e invece è un personaggio del tutto secondario stando sempre alle posizioni del convivio, ha un ruolo importante. E insomma, moltissimi elementi testuali che presi singolarmente possono trovare giustificazioni, ma nell'insieme ci indicano una condizione dei primi quattro canti molto separata e molto diversa dai successivi, a mio avviso è un dato che il Dante narratore diciamo ci indica con chiarezza. Cioè, proprio perché in tantissimi altri punti la narrazione non si permette, e anzi alle volte specifica e corregge i punti che sembrano non soddisfacenti, il fatto che ce ne siano così tanti e così diciamo evidenti, non conseguenziali con quello che viene detto dopo, a mio avviso permette di arrivare a un'ipotesi. E leggo per brevità quello che mi sembra si possa ricavare. L'insieme di questi fattori stilistici e teorico-documentari, incrociabili con altri a sostegno, permette di avanzare un'ipotesi, quella della scrittura a Firenze nel 1300-1301 dei primi quattro canti dell'Inferno, che risolverebbe molti problemi interpretativi comunque esistenti, benché spesso risanati con spiegazioni ad hoc. La genesi effettiva dell'idea del poema nel 1300 giustificherebbe in pieno lo status di peccatore che deve pentirsi di varie colpe nell'anno del giubileo, oltretutto lussuria, superbia, cupidigia, ma in fondo ancora amico non dell'avventura della protettiva Beatrice, quindi si pone in continuità diretta con la vita nova, ora disposta a salvarlo assieme ad altre donne del cielo, con palesi sovrasensi allegorici. La beata si deve servire di Virgilio, maestro e autore che può avvicinare la ragione e la sapienza umana ai fondamenti della fede cristiana, cui il pellegrino è destinato a obbedire prima di poter vedere la porta di San Pietro, ossia, se non si forza il testo, quella comunemente assegnata al paradiso, che però non compare nel racconto. Molti dettagli si chiariscono nel contesto delineato, per esempio il fatto che se l'Eneide esalta l'impero romano, Dante personaggio ritiene di dover precisare, come potrebbe fare appunto un guelfo bianco, che la sua funzione è finalizzata alla vittoria del papale ammanto. Però intanto la fiducia in Virgilio è quella che consente di affrontare il viaggio ultraterreno con una guida che, fra l'altro, può stimolare ad accogliere sia la valenza non negativa dell'impero stesso, non perché sia già stato iscritto il convivio che avrebbe spinto a una ben più esplicita considerazione, sia quella della poesia più elevata, che di per sé non salva, tanto che i maggiori poeti antichi si trovano nel limbo. E però riesce a superare i secoli. L'essere finalmente sesto dopo i più grandi greco-latini è il segno di un'autoinvestitura sin troppo smaccata, però rappresentativa dell'importanza che il nuovo progetto, il primo poema epico cristiano in volgare e in versi rimati, veniva ad assumere per chi lo intraprendeva. Che questo progetto ambizioso, ma per tanti aspetti di contenuto e di resa stilistica ancora acerbo, vada incontro a uno scacco, è facile comprendere. Terminata l'adesione al modello virgiliano, la difficoltà a procedere era forte. E naturalmente quindi l'ipotesi che, come vedete qui, sto avanzando e che ho argomentato appunto in vari lavori, è che in effetti questo sia il nucleo iniziale di questo poema, di cui poi in termini diversi vari testimoni parlano a boccaccio e non solo, la testimonianza sui famosi sette canti in forme molto diverse e a volte senza il numero sette, che era motivato unicamente dal fatto che nell'ottavo si legge, io dico seguitando, ma quello è chiaramente un punto d'attacco non corretto, dicevo, si trova in molti altri testimoni, in Filippo Villani, nell'anonimo fiorentino del 400, e tutti portano dettagli diversi. Quindi c'è davvero da riflettere su questo punto, cioè se il poema può essere davvero nato nel 1300, anche Michele Barbi, che ovviamente dobbiamo qui sempre ricordare, non era ostile a questa ipotesi, anche se poi si è convinto che ovviamente il poema sia materialmente iniziato, e a mio avviso è così, dal quinto canto in poi, perché i primi quattro sono già stati diffusi nel 1307, ma quello che voglio dire è che questo non inficerebbe
l'idea di un poema sull'aldilà, semplicemente sposterebbe i termini del racconto. E questo giustificherebbe quello che ha detto Emilio Pasquini. Potremmo dire che l'autore dei primi quattro canti, ho citato lui ma potrei citare infiniti altri interpreti, non sia in grado di governare il respiro narrativo e argomentativo della terzina con lo stesso stupefacente dominio dell'autore del Purgatorio e del Paradiso, ma diciamo pure anche dal quinto canto in poi. Molte cose appunto poi andranno ancora chiarite, ma mi avvio a sintetizzare un po' il nostro discorso, visto che i tempi diciamo cominciano a stringere. E come vedete appunto ho potuto solo fare alcuni esempi mirati e comunque sequenziali rispetto a un'idea di come è nato il poema, di come si è sviluppato dal 1307 dopo l'abbandono del convivio. Sicuramente Dante pensa al poema, ma poi avrà varie fasi, la fase della monarchia che personalmente con Barbi ancora una volta colloco nel periodo henriciano. Barbi è chiarissimo, nonostante la sua grandissima competenza filologica, non considera l'inciso di Monarchia 1.12.6 significativo per la data di questo testo. Per lui è fondamentale che la monarchia sia un testo di aiuto e di sostegno all'opera di Enrico VII ancora in vita. E tutto questo si chiude, a mio avviso, con la grande profezia invece della lotta finale e non portata a termine del 515 nel 33° del Purgatorio. Ma dopo questo, e dopo appunto la fine di questa fase storica così intricata, si arriva al Paradiso. Il Paradiso è decisamente un poema sacro, è un testo in cui la verità del racconto deve essere continuamente accertata in sé. Non c'è più spazio per l'allegoria, non c'è più spazio per un secondo livello. C'è spazio per il racconto delle verità attraverso la visita di questi cieli e infine dell'Empireo, completamente diverso da quello immaginato nel primo canto dell'Inferno, con ovviamente il principio autoritativo di Beatrice, diventata questa volta portatrice di verità, non donna protettrice, ma donna che può giustificare la verità finale che il testo presenta. Il poema di Dante riprende e elabora materiali culturali di vario tipo, colti e popolari, classici e biblici, acquisiti attraverso una formazione lunga e di sicuro eterogenea. Tuttavia non è riducibile a ciascuno di questi elementi. Questa intrinseca mescolanza, anziché diventare l'obiettivo finale, come nelle poetiche espressioniste, costituisce la premessa per una costruzione organica ma stratificata, che può connettere a livello rimico parole e concetti tra loro semanticamente distanti, con conseguente aumento di tasso di metaforicità e insieme nuclei narrativi accostati con una tecnica di montaggio originale rispetto alle medie del 300. Ecco, in sintesi appunto la novità assoluta del modo di raccontare di Dante si vede nei vari passaggi, nei vari testi che ho citato, ma forse soprattutto nel Paradiso. In effetti Dante nel Paradiso non chiede soltanto una suspension of disbelief, ma una scelta consapevole di credere nel suo mondo cristiano secondario. Esso non nasconde e anzi nell'Inferno esibisce i suoi tratti fittizi, però via via li subordina alla veridicità degli assunti di fondo, basati sulla fede e sull'immaginativa ispirata da Dio stesso. Ciò non toglie che l'opera poetica resta in sé necessaria. Si può asserire che l'Eden rappresenti la beatitudo uius vitae, come appunto si fa nella monarchia, ma i versi del finale del Purgatorio riescono a narrare com'è fatto davvero e come è possibile almeno attraversarlo. Si può parlare banalmente della città celeste, o invece si può scoprire che essa assume la valenza di un grandioso anfiteatro paragonabile a una candida rosa, priva di qualunque valenza allegorica. È questa una manifestazione sublime dell'invenzio dantesca, volta a determinare come potrebbe essere costituita la comunità perfetta di angeli e beati, proiezione della gloria domini cristiana. E tutto questo come si giustifica allora? Ecco il problema delle nuove narrative e di come, abbiamo visto anche Cinzio Violante, si colgano questi passaggi. Sicuramente appunto nell'invenzio dantesca Dante non ha prestabilito
ogni aspetto del suo poema, né lo ha modificato giorno per giorno in base a esigenze solo contingenti. La configurazione complessiva gli si chiarisce a più riprese, senza che questo imponga una modifica di quanto già scritto, o almeno non si hanno tracce sicure di variante d'autore. Le piccole incongruenze, preziosi indizi del lavoro svolto, come questi esempi che ho mostrato vorrebbero far vedere, non rappresentano però un problema per l'obiettivo finale, quello di comporre un'opera che nel suo insieme sia degna di costituire l'equivalente di un mondo ultraterreno che la Trinità cristiana sostiene e manifesta penetrando nell'universo. Quest'azione universale si può intuire a livello intellettuale e, come diceva Hannah Arendt, è questo, l'intuizione intellettuale di cui si parla in Paradiso 28, l'esito finale per Dante, come peraltro per Alberto Magno e per altri suoi maestri. Ma solo in un poema sacro, un volume umano e divino, si sintetizza in modo compiuto questa azione universale. Da questa angolatura, il paragone con la fabbrica di una cattedrale gotica, per quanto improprio e ormai desueto, coglie bene metaforicamente alcuni tratti fondativi dell'invenzio della Divina Commedia. Al di là delle simmetrie esteriori, le terzine, i canti, le cantiche, le ricorrenze numerologiche, l'ordine compositivo è ben più profondo e genera movimento superando lo schema di superficie. Ciò è più evidente se accettiamo che non tutto nel poema sia perfetto e precostituito. Il riconoscere fasi compositive e piccole incongruenze non sanate per vari motivi, magari la diffusione stessa dei testi, come nel caso dei primi canti, risulta allora ben più che un mero esercizio, perché così si riesce a intercettare una modalità operativa e un ideale compositivo che si distaccano da alcune nostre convinzioni di moderni lettori di novel. Dante sembra spesso privilegiare la riuscita puntuale, senza derogare dal disegno d'insieme, una volta che è diventato stabile, ma senza nemmeno costringersi a correggere di continuo il testo. Il lettore previsto, insomma, non è chi esige una coerenza assoluta, bensì chi è disposto a variare il suo punto di vista, con o senza il suggerimento di un appello autoriale, e così facendo sperimenta, in fondo, la necessità di un continuo e mobile apprendimento per poter seguire un racconto che arriva a narrare l'incontro con il Dio Trinitario. Mi avvio a concludere. La vocazione di Dante a essere poeta si sostanzia quindi della sua cultura religiosa e filosofica, come sosteneva già Auerbach, però pure della sua capacità di inventare misure inedite nei generi che pratica o addirittura fonda. Non si tratta di sminuire la conoscenza delle regole dei precetti, a cominciare da quelli oraziani, bensì di constatare la libertà con cui vengono applicati nella pratica dantesca. Con la Divina Commedia la scrittura letteraria, perché voluta da Dio, prima fonte dell'ispirazione del poema sacro, raggiunge la sua portata più potente, ossia è interpretazione e non solo allegoria o figura delle realtà ultime. Al di là della veridicità in sé del racconto, sono autentiche la sua radice e l'elaborazione realizzata dall'autore, che in effetti è degno di un onore sia laico che cristiano, cioè di ricevere l'alloro nello stesso luogo in cui è entrato nella fede, secondo Paradiso 25. Così si suggella, almeno nei versi, una delle più eccezionali ricerche nella letteratura di ogni tempo e, in fondo, la cifra più decisiva della sua poesia ce l'ha indicata Dante stesso nel De Vulgari, sola suprema venamur. Grazie. Beh, ringrazio molto, molto cordialmente Alberto per questo intervento così denso e così ricco anche di, insomma, come dire, di provocazioni puntuali. Qui naturalmente adesso mi guardo bene dal rispondere in modo altrettanto puntuale, perché la cosa non avrebbe senso. Quindi mi limito invece a sottolineare, condividendola, il rilievo critico da cui Alberto ha cominciato il suo discorso, che diciamo, prende giustamente di mira una tendenza che è quella che va sotto l'insegna tutto si tiene, eh? Tutto si tiene. Uno dei nostri
uno studioso un po' più giovane di noi, insomma, per esempio, una volta ha scritto, beh, qualche volta Omero si addormenta, ma Dante no. Quindi il testo di Dante, secondo una corrente, diciamo, cospicua di studiosi, è una specie di Bibbia, in cui ogni parola, ogni lettera, pensiamo alla caccia all'acrostico, ogni parola, ogni lettera, ogni numero deve rispondere per forza a una ragione profonda che deve essere indagata senza limiti, però. Non c'è un punto d'arrivo, perché quel testo si può, di polisemia in polisemia, di allusione in allusione, si può commentare all'infinito. Questo è un modello di lettura della commedia che va criticato, secondo me, quindi fa bene Alberto a sottolineare la cosa. Io forse ho... Ecco, io quello che non condivido è, diciamo, l'idea che il poema sia costituito da parti successive, ma in forma tale che, per esempio, avendole già pubblicate, Dante non poteva più modificare. Io credo che anche ammessa, diciamo, la cronologia testuale che tu proponi, tutto sommato Dante poi abbia comunque ritenuto di poter conglobare i primi quattro canti al seguito, però, e che quindi certe interpretazioni che tu consideri un po' di comodo, per esempio la porta di San Pietro come porta del Purgatorio, in una certa misura possono essere implicite nel fatto che Dante ha ritenuto che, insomma, potessero rimanere nel testo certe formulazioni. Tutto qua. Quindi, ciò detto, mi rimane la curiosità del piede fermo, perché non ho capito come l'ho parafrasato, però poi me lo dici dopo, e chiedo al nostro caro pubblico di, insomma, intervenire su quello che è stato proposto, con domande e riflessioni. Prego. Beh, se non ci sono domande immediate, intanto ringrazio molto Giorgio per queste osservazioni. Sì, anch'io ritengo che, appunto, questa tendenza alla deriva dell'interpretazione, insomma, su cui già in passato c'erano state osservazioni di Eco e tanti altri, vada tenuta sotto controllo, perché altrimenti effettivamente è facile trovare giustificazioni per qualunque aspetto del testo. Il fatto che ci siano compatibilità fra parti diverse, secondo me, rientra nel modo in cui Dante lavora. Cioè, Dante è più disposto a intervenire correggendo leggermente qualcosa quando ne ha necessità successivamente, piuttosto che eliminare un punto problematico. Per esempio, in Purgatorio 6, tal che il tuo successore Temenzanaggia, penso che anche tu consideri questo codice retorico inequivocabile, cioè è una minaccia, non è una cosa ironica che è stata detta. Ironica no, certo, ecco, no, perché ci sono state interpretazioni... Ironico certamente no, ecco, no, come sai, si rivolga naturalmente a Enrico. Enrico ancora, appunto, in una determinata condizione, però... Nello sviluppo della storia, quel punto ovviamente poteva essere corretto, e anzi sarebbe in qualche misura stato necessario farlo per quello che poi ha fatto effettivamente Enrico, e invece rimane invariato, anche se in questo caso lo poteva fare. Nel caso dei primi quattro canti, a mio avviso, era più complesso, e rimangono queste macchie proprio perché erano già divulgati e come tali lui li accettava. Però in generale, appunto, a mio avviso Dante non torna mai sui suoi passi. Questo è evidente se uno va a vedere tutti questi passi in fila. Non c'è mai, diciamo,
la spinta per lui a correggere qualche cosa sulla base dello svolgimento dei fatti successivi, salvo che forse in un caso, quando doveva collocare Clemente V all'inferno, allora lì probabilmente ha scelto una via di collocazione nemmeno nel luogo giusto, perché infatti, come tutti notano, Clemente sarebbe un traditore, quindi non dovrebbe essere nel luogo dov'è, ma è collocato in un posto adeguato forse per possibilità narrativa. Sì, sì, no, ma su questo si potrebbe discutere. Faccio per dire che l'unico caso... La narratività anche in questo. Sì, 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 infatti la narrazione diciamo non prevede la presenza di Clemente. Tutto l'inferno è all'insegna di Bonifacio. La presenza di Clemente è un di più. E a mio avviso è stato fatto chiudendo questa fase, ma di questo bisognerebbe parlare in dettaglio vedendo tutti gli aspetti. Quello che voglio dire però è che questi punti, comunque li si voglia alla fine interpretare, sono significativi e credo su questo siamo d'accordo. Cioè, molto spesso si tende a sottovalutare l'importanza di questi indizi testuali, di questi punti critici, perché c'è una lunga esegesi che in qualche modo ha sanato il problema. E però appunto il problema invece esiste, cioè effettivamente la porta di San Pietro in prima battuta non dovrebbe essere la porta del purgatorio, e narrativamente non ha senso che ci sia un'informazione che il lettore non può comprendere e che né Dante personaggio né Virgilio conoscono, perché non c'è questa conoscenza. Invece se la porta di San Pietro è, come è evidente, la porta del paradiso, allora c'è un problema, perché non esiste quella porta nel racconto dantesco. C'è un problema anche perché Virgilio gli ha detto soltanto che andranno al purgatorio. Sì, ma questa la parte della porta di San Pietro è quello che Dui, cioè Dante personaggio, si aspetta di fare, quindi immagina che ci sia una porta di San Pietro. Ma tutto questo è per dire che sono esempi molto, diciamo, puntuali, che a me servono per far capire soprattutto questo discorso di fondo. Cioè, c'è una narrazione effettiva che Dante conduce e che ha una serie di problemi che di volta in volta nei testi, nei vari canti emergono, che messi nella loro sequenza ci danno delle indicazioni su come Dante lavorava sul suo testo, e questo è quello che appunto testualmente si può cercare di riconoscere. Allora, se nessuno interviene, prego comunque di meditare le cose che ci ha raccontato e sottolineato il professor Casadei, comunque molto efficace nei confronti di che cosa? Della pigrizia interpretativa, cioè di accettare la Vulgata senza approfondirla. Poi magari si può non essere d'accordo, però l'importante è far tesoro di queste indicazioni. Ciò detto, se riesco ad aprirla, ti omaggio con la medaglia degli oratori. Grazie mille. Grazie. Thank you.